Salve ragazzi, sono Yada e bentornati su Dark Cloud. Ci troviamo al 15° piano, ovvero meno 213 anni fa, se ho letto bene. Purtroppo ero preso a parlare, non ho letto bene la data. Comunque sia, iniziamo subito col botto perché abbiamo già beccato due nemici abbastanza enormi. Che per carità non sono una grande sfida per la nostra Clamilia Sword, però apprezzo lo sforzo, no? Almeno da apprezzare. Quantomeno. Ok, qui ero proprio tranquillo anche se prendere danni perché avevo proprio dietro la, come la possiamo chiamare, la sorgente, anche se continuo a ribadire che non capisco come funzioni questa sorgente. Comunque sia, allora, qui non abbiamo nulla di che, c'è un solo nemico e nessun oggetto, ma visto che potrebbe dropparci potenzialmente la nostra chiave del piano successivo, è sempre meglio dargli il merito che ha. Aspetta, fatemi potenziare l'arma. Allora, questo se ne va. Perché ho questi oggetti? Sta venendo un dubbio. Vabbè. Ah, che l'avevo fatta già assimilare la sfera di sintesi del conforto. Ero momentaneamente impanicato, non mi veniva in mente. Allora, devo potenziare pesci, piante, dinosauri. Che non credo di avere nulla di ciò. No, allora mi limiterò a potenziare gli elementi. Vediamo un po'. Un po' di fuoco, che credo che gli serva fuoco. Sì, penso sia 60 il fuoco. Poi qualcos'altro ci andiamo vicino. Ghiaccio. Perfetto. È capace che forse riusciamo anche addirittura a far trasformare anche la spada della Tlamilia in qualcosa di più potente ancora. Probabilmente dovrò svaligiare. Ecco, ad esempio qui abbiamo lo slot per due, che significa che penso che una gemma lì va messa per forza. Non abbiamo. Non possiamo sprecarcela certo con cosette piccole come queste. A questo punto mettiamola qua. Il fuoco per il momento, ecco. E mettiamo un bel spacca ammazzastreghe, perché effettivamente il nemico più ostico che abbiamo trovato finora è quel ricco, mi pare si chiami. Comunque la strega, per capirci. Ora abbiamo lì un Atla e qui sotto niente che ci interessa da quel punto di vista, quindi prima qui, così con la speranza che se ci droppano direttamente la chiave per il piano successivo non dobbiamo farci i rami in cui vediamo che non ci sono altro. Molto cinica la cosa, però così ho pensato. Gemma del ghiaccio. Io ottengo questi oggetti dai nemici sempre perché nello scorso episodio ho fatto assimilare alla spada della Flamiglia la, come cacchio si chiama? L'abilità furto. Non mi veniva la parola. Abbiamo ottenuto una mappa che penso che a questo punto non ci serviva. Kick Alexander. Nemico mai visto. Tra l'altro mi ha colto leggermente alla sprovvista perché l'avevo scambiato per non so cosa, ma per qualcosa di abbastanza innocuo. Invece la cosa innocua ci ha fatto circa 80, no, 70 danni. 71 per essere precisi, ma non stiamo a guardare il capello proprio. Comunque, come ho detto prima i rami in cui ci sono delle Atla, sperando che di ottenere già la chiave qui per il piano successivo, ovvero le lancette dell'orologio. Per una volta ho detto giusto. La porta. Tra l'altro devo controllare se posso già ricreare la scenetta di Seda. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo una stoda di metallo. Una stoda animale in realtà è il nome, però vabbè. Ormai avete capito che tendo a storpiare i nomi delle cose. Ripariamo la nostra spada, la nostra main arma. O main weapon, se vogliamo mantenere tutto nella stessa lingua. Ok, dimmi che droppi le lancette, dimmi che droppi le lancette, non hai droppato le lancette, sei una statua cattivissima. Ho altre due chance di droppare le lancette qui. Allora, uno e un dos. Niente dall'uno e niente dall'altro, quindi mi tocca necessariamente fare il ramo che, non ha, che avrei potuto saltare. Ma in realtà è abbastanza vicino, quindi non è un dramma. Però per principio, quando uno vuole risparmiare, risparmia. Eccoci qui, contro la tormenta, che non so perché la stavo chiamando bufera, ma fa niente.
sono finezze, no? Mi sono beccato doppio danno. Ah, abbiamo anche droppato subito la cosa. Quindi poco danno e si va al piano successivo. Prima una rifusillante bevuta e via. Ah, avevo detto che dovevo controllare la parte del diorama. Il potere nero, ok. E abbiamo abbastanza cose che credo. Ah, questa è la luna, è evidente. Il vino. Sofia credo sia. Non l'avevo mai indovinato che quella è la sagoma di Sofia, eh. Sappiatelo. La porta. L'assassino. E lì penso sia il castello. Quindi abbiamo precisamente tutte le parti per vedere questa scena, ovvero l'assassino. Torno al castello con la gioia della vittoria. Potrò incontrarti presto. Sei arrivata prima di quanto non mi aspettassi. Sono stanco ma felice. Non lo sapevo, eri tu l'impostore che voleva la mia morte. Qualcosa mi sfugge. Cioè, no, capiamoci. Posso capire che sia la Sofia la. L'assassino, effettivamente, però non mi pare che nessuna delle vignette precedenti si parlasse di un tentativo d'assassinio serio. Ah no, ce n'era una forse. No, però era, quella era in guerra, è successo. Boh, strano. Comunque andiamo al piano successivo e vediamo un po' come prosegue con il prossimo ricordo. Al piano successivo. Questo piano sarà il numero 16 e è 225 anni fa. Qui c'è direttamente un nemico che. Oh, Alexander! Salve! L'ultima volta non t'ho potuto ammirare bene visto che mi ha fatto prendere un colpo. Oh, c'è un drago nero. Gli ho dovuto dare parecchi colpi, però penso che sia perché è resistente al fuoco. Vediamo cosa mi spara addosso. Mi sa che è impossibile, non spari niente. Non capisco cosa è. Forse è vulnerabile al sacro, mi viene il dubbio, però non sono sicuro. Tra l'altro, notate quanto mi ha distrutto l'arma a prenderlo a pugni a spadate. Ora abbiamo ottenuto la chiave oscura, che ci va benissimo perché qui. E otteniamo anche. Otteniamo. Incontriamo anche un King Mimic. Perfetto. L'arma abbiamo finito quasi di sfondarla. In tranquillità proprio. E adesso, vabbè, tanto ce l'abbiamo la polvere riparante. Riparatrice, mi dimentico sempre come si chiama. Fortuna che abbiamo trovato subito il cristallo magico, perché almeno adesso sappiamo che lì sulla destra ci dovrebbe essere poco e niente. Sempre a meno di layout strani e tutti vuoti, praticamente lì c'è un corridoio altissimo che porta lì su, ma è meglio togliersi il dubbio subito. No, avevo ragione, non c'è niente, tanto valeva esplorarla sta zona. Anche se in effetti non c'erano neanche i nemici, quindi. Mappa. E cos'altro c'è qui? Punto. Ah, agilità. Non mi ricordavo il blu cosa rappresentasse la pietra blu. Ora vediamo un po'. Ah, abbiamo anche una sorgente d'acqua, quindi possiamo essere un pochettino più aggressivi di quanto saremmo di solito. Io vorrei fare una prova però. Vorrei cambiare momentaneamente elemento. Mi è venuto il dubbio che potrebbe essere vulnerabile al sacro. E vedere se riesco a fare. Ok, non è il momento per fare queste prove. Enrico, mi dispiace, vado un po' di fretta. Ci vediamo dopo. Facciamo così. Bevutina. Ah, c'è un altro drago nero con cui fare il test. Eh sì, decisamente vulnerabile al sacro. E visto che ogni colpo mi consuma una quantità impressionante di vita, tra l'altro posso semplicemente fare così. Per estremizzare ancora di più il mio sacro. Dicevo, e visto che ogni colpo mi toglie un'estrema quantità di resistenza all'arma, preferisco tenere il sacro e fargli molto più male così. Un'esca. Ora so che troppo sono casuali, ma trovare un'esca in questo posto mi fa un po' ridere. Guarigione potente. Non che il resto sia molto più sensato, però psicologicamente trovare. Un'esca, poi tra l'altro un'esca fresca. Fa un po' strano. Vediamo un po'. La chiave oscura l'ho droppata prima. Eccola qua. Torniamo a Toan perché penso sia l'unico che possa occuparsi di questi.
più o meno. Anche se mi sono fatto stuprare da questo nello specifico, però. E via. Tanto qua dovremmo tornare a Osmund per superare di nuovo il baratrino. Che non so sicuro se questi li può superare Xiao. Forse no, forse sì. Vediamo un po'. Quindi recuperiamo il danno dello stupro del drago. Credo che nel prossimo episodio. No, nel prossimo episodio è esagerato. Ah, infatti c'era Rippo qui, mi ricordavo. E si one shotta, col sacro si one shotta. Ok, sono sempre più convinto di tenere l'elemento sacro sull'arma. Slam, che botta che hai preso, draghetto. Perfetto. Forza magica più uno ottenuto. Qui c'è un cerchio magico, un nemico, che è un drago, però devo stare attento a non finire sul cerchio magico, che è il mio problema principale qui. Ha droppato polvere di guarigione. Ah, è stato sgelo, ci ha messo? Ma sì, io posso usare l'antigelo mentre sono stato gelo? Sì. Devo essere sincero, pensavo di che non si potesse fare perché la mia mente razionale diceva che mentre sei congelato non puoi usare oggetti che sei congelato. Perché non è come appiccicoso che vai più lento, però vai. In status gelo in teoria sei proprio immobile. Come abbiamo appurato quando abbiamo combattuto contro la Saia. Il boss di Regina, ecco sì, non mi viene il nome del posto. Ora, qui possiamo subito mettere le lancette dell'orologio che abbiamo appena droppato. Poi ci rimane un'altra da trovare e penso che vado momentaneamente al castello oscuro, ovvero esco dal dungeon semplicemente. Mi sei rotto la piuma di Dran. Perché il re degli spiriti praticamente vende le gemme. Quelle grandi, per capirci, proprio le gemme gemme. E quindi, visto che è uno slot molto appetibile per una gemma. Scusate signori, ma vado un pochettino di fretta. Tra l'altro ho un colpo che mi sta arrivando frontalmente, quindi probabilmente ci muoio. Ok, ho avuto il tempo di spostarmi. Perché il problema è la prospettiva, perché non sapendo come sarebbe ritornata la prospettiva sul mio personaggio, non sapevo effettivamente in che direzione schivare. Tocca al quadrante. Quindi questo giro ci tocca andare momentaneamente fuori dal dungeon. Però è un problema perché non mi ricordo minimamente quale pietra abbinata a cosa. Quindi io voglio potenziare gli elementi. E quindi boh, non so bene quale per scegliere. Comunque, re degli spiriti. Posso acquistare delle gemme. Dovrei averli i soldi, credo. Quanto costano? 3000. Io ho 3088. Quindi diciamo le ho le gemme. Allora, una perla mi dà la sensazione di purezza, quindi mi prendo una perla, dai. Anche se il diamante. No, il diamante so sicuro che non mi serve. Il diamante è l'unico che ho la certezza che non mi serve. Anche se il diamante dà più 5. No. Prendiamoci una perla. L'ho comprata, sì, perché mi sono stati scalati 3.000 soldi. Vediamo se ho fatto una cazzata immensa. Capiamoci un attimo. Ho fatto una cazzata in mezzo. Ma non tanto quanto potessi pensare, perché in effetti la perla qualcosa mi aumenta. Il fulmine, che non era proprio quello che volevo aumentare io, però pure questo avrei dovuto portarlo prima o poi a 60, e visto che la perla così mi dà 20 in più a gratis, la userò appena. Tra l'altro mi dà pure più parecchio a. Più parecchio, non si può sentire. Contro i non morti, arrivo a 89. Non credo ci siano più non morti, ma se ci fosse. Coraggi. Ok. Non so se ho. Ora che ci penso, forse io qui ho nel deposito. Nel deposito oggetti. Credo di aver depositato. No, deposito oggetti ho detto. Credo di aver detto. Credo di aver depositato dei lingotti. Se ho depositato dei lingotti, ho effettivamente altri 3000 da utilizzare. Perché in teoria dovrei poterli vendere a. Posso acquistare gli oggetti? Sì. E vendo i lingotti sempre a 1000. I lingotti mi pare sono l'unico oggetto che posso vendere allo stesso prezzo che li ho comprati. 1000, sì, infatti. Ora so che non devo prendere la perla. Ma se volessi provare a vendere invece la. Proprio la perla stessa, no? Quanto me la metti?
1600, no, decisamente. Quindi ho una doppia possibilità di azzeccare l'oggetto che avrei dovuto prendere. Questo mi pare che aumentava il gelo. L'ametista non me lo ricordo, il granata no. Sai che ti dico? Prendo questo, cioè il peridotto. Sbaglierò, però effettivamente sbagliando si imparano. Vediamo un po' invece il peridotto cosa aumentava. Oh, ho azzeccato! Aumenta il sacro, non può aumentare solo il sacro perché aumenta. In realtà ho fatto la scelta giusta a quanto pare. Aumenta il sacro, aumenta le piante che doveva aumentare. Perfetto. Quindi diciamo che teniamo il peridotto. Ma in effetti potrei fare la doppia cosa e metto anche la perla qui. Così tanto per. Sì, dai. Ok, ora si ritorna nel dungeon. E stiamo al piano numero 16-17, credo. Non sono sicuro. Che penso sarà l'ultimo che faremo, eh. Se no il video diventa troppo lungo. Piano 17, credo. 300, 236, 38 anni fa. E ci abbiamo 4 atlas da trovare. Che non credo siano sufficienti per la scena. No. Che rosicata. Proprio adesso che c'avevo voglia di potenziare l'arma. Parte del diorama, abbiamo 3. No, che non possiamo, possiamo già farlo adesso. Abito insanguinato e Sofia, protezione. Non potevo crederci, dovevo esserci io al tuo posto. Tu hai perso la vita. Perché sorridi? Perché hai salvato il tuo amato? E io? Chi proteggerò d'ora in avanti? Ok, quindi non era Sofia l'assassino. È stato un modo abbastanza. Perché no? Ah, perché c'ho. Troppi nemici tutti insieme, a un certo punto non ci ho capito più niente. Allora, tu sei da solo, quindi forse magari riesco anche a farti male in maniera sensata. E uno è andato. Mi ha droppato fiamma. Se fossi la torcia umana, mi piacerebbe questo elemento. Ho un Alexander che a quanto pare possono fare anche attacchi magici. Non lo sapevo. Abbiamo ottenuto una guarigione potente. Abbiamo ottenuto anche parecchie ferite in realtà. Dovrei averci del formaggio, infatti. Solo che credo che convenga poi ripararla quest'arma. Perché non mi ricordo nello specifico quanto danno mi facevano le colpi del drago. Ok. No, avrei potuto sopravvivere anche a quello. Ok, venir colpire lo scudo dell'Alexander è un danno estremo praticamente all'arma. Si può dire che l'ho trucidata di nuovo. Però ho già ottenuto le lancette dell'orologio, quindi significa che Atla veloce posso skippare qualsiasi altra cosa. Ah, tra l'altro una delle Atla sta qui, stavo per skippare l'Atla stessa. Ne sono 4, ci ha detto il menu introduttivo, quindi ne abbiamo già una, siamo al 25% del lavoro. E qua ce la possiamo fare tutta di corsa praticamente. Anche perché i nemici qui. Questa voglio farla da sta distanza. Tan tan. Si riesco a colpire da qua? Vabbè. Non facciamo gli sboroni. No, vabbè, posso usare anche Xiao. Perché sennò Porella si sente non valorizzata da quando abbiamo Osmund. Raggio rosa. Quindi elemento sacro. Ruby, pensaci tu. Armi, cambiamogli l'elemento. Mettiamo il sacro, che tra l'altro è quello suo principale. Non so da dove venga, ma qui fuori si è appena sentito un urlo. Qui Ruby viene trucidata. E la cosa non mi farebbe impazzire, perché dovrei sprecare una polvere di cambio quantomeno. E non so se le ho. Niente. Niente, questa qua è una speedrun praticamente, sto piano. No, se fosse una speedrun sarei il peggiore dei praticanti, però intendevo dire che stiamo facendo tutto a correre. Corri, 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 corri. Il problema con queste speedrun, se l'abbiamo chiamata così, è che la maggior parte dei nemici hanno attacchi ad aria. Io non li sento attaccare perché, avendoci ancora le cuffie rotte, non posso giocare con l'audio attivo. Altrimenti ci sarebbe un riverbero nel microfono stesso. Ed è un casino.
Quindi non li sento arrivare, non sento i colpi partire e mi becco semplicemente danni. Come avete notato prima, praticamente. Paura, paura. No! Non mi puoi dire che mi serve la chiave. Ok, cerco la chiave, taglio. Indovinate un po'? Ebbene sì, la chiave si trova nella stanza più lontana possibile e prima di trovarla ho dovuto aprire 3-4 forzieri in cui uno c'era una un'esca. L'altro il cristallo magico, infatti adesso vediamo tutto quanto illuminato. E poi abbiamo trovato la chiave. La nuvola scura, che in inglese sarebbe molto evocativa, visto che sì, sarebbe proprio The Dark Cloud, credo. E credo che abbiamo finito le Atla, perché abbiamo ottenuto praticamente tutto. Io non vedo più la nascita del demonio. Per sicurezza vado fino qui giù. Sì. Abbiamo ottenuto tutto. Non mi piace neanche il posticino, quindi scappiamo di nuovo. E aia. E diciamo che praticamente abbiamo concluso qui, perché forse possiamo vedere la. Vabbè, no, la scenetta me la tengo per il prossimo episodio. Ok, ragazzi. Abbiamo ottenuto tutte quante le Atla, abbiamo ottenuto l'ancetta e l'orologio, per questo episodio è tutto. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!